Ragazzi, cari come nome da Fish Gamer. Oggi, ragazzi, vi annuncerò la mia squadra del Fantacalcio. Allora, premetto subito che il Fantacalcio che ho fatto io l'abbiamo fatto in 6, in una base d'asta da 600 crediti. Poi, nell'asta di gennaio ci saranno assegnati 100 crediti in più. E secondo voi, chi è che ha partecipato oltre me? Proprio lui, Mister Sparta Praga. Allora, io direi di partire subito. Vi dico che si devono prendere 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti. Intanto piangono delle bambine. E 6 attaccanti. Allora, io mi sono segnato tutti i giocatori che ho preso. E praticamente siamo partiti subito con i portieri. Mi sono segnato pure dei giocatori da prendere. E io volevo, sinceramente, volevo prendere Sorrentino o Reina. Però, visto che Napoli ha quella difesa di cacca, ho preso Sorrentino, con ben 30 crediti. Poi ho comprato il portiere del Torino Padelli a 14 crediti. E ho preso quello del Chievo Bizzarri a 2 crediti. Tutti e tre sono portieri titolari, quindi praticamente ho tante opzioni di mettere portieri che tipo che giocano in casa o con squadre mediocri, anche se Sorrentino, Padelli e Bizzarri giocano con squadre mediocri. Bene, adesso passiamo ai difensori, intanto mi stava cadendo il foglio. Allora, ho preso Burdisso a 11, da Prelà del Palermo a 1, Alexandro della Juve ne ha acquisto a 23 crediti addirittura, Lichtsteiner a 16. Danilo dell'Udinese a 11, Gonzalez, quello del Palermo, difensore centrale a 3, Stendardo a 11, quello dell'Atalanta, e poi arriva il pezzo forte. E secondo voi chi è? Io però l'ho chiamato questo giocatore. Indovinate chi è? Raul Albiol. Pagato un credito, ragazzi, me l'hanno lasciato proprio come se fosse una merda. E per il difensore ho speso 77 crediti, per i portieri 46. Quindi volevo lasciare dei crediti per i centrocampisti e degli attaccanti. Anche se ho preso dei difensori e dei portieri abbastanza forti. Perché fate caso che Burdisso può segnare. Alexandro può fare un sacco di assist. Lichtsteiner lo stesso. Danilo può fare gol. Gonzalez del Palermo può fare gol. Stendardo può fare gol. Albion sicuramente non lo metterò. A meno che non giocherà nessuno. Poi passiamo subito ai centrocampisti. Il primo o il secondo che è stato chiamato è lui. Marek Hamšík. Lo volevo a tutti i costi e ragazzi l'ho pagato ben 53 crediti. Non l'ho pagato né tanto né poco, però secondo me Hamšík 53 crediti li vale su 600. Dai ragazzi, mi auguro che Hamšík faccia un bel campionato, pure perché sono tifoso del Napoli. Poi ho preso Parolo a 26 crediti. Un ottimo affare secondo me, cioè perché me l'hanno lasciato proprio a 26 crediti. Secondo me questo può fare un sacco di assist e gol, come l'anno scorso tra l'altro. Poi ho preso un altro centrocampista del Napoli, cioè Allan a 13 crediti. Anche questo è un buon acquisto, secondo me. Poi arriva un pezzo pregiato, Suso. Suso, ragazzi, praticamente non ho visto Sparta Praga, però ho fatto l'asta con un altro mio cugino. E praticamente, che facciamo? Io offro 5 crediti per Suso. Lui ne offre 10. Ho detto, vabbè, ma lo vuole per forza sto Suso. Che faccio? Rilancio a 20. Ai tettini. E io sono rimasto appeso. Comunque io Suso non lo volevo. Poi ho preso... Ho preso David Lopez a un credito, ragazzi. Che poi a posto suo ho preso Birsa, che era tra i svincolati. Perché, ragazzi, David Lopez era illegale. Cioè, no, raga, era un insulto al calcio se prendevo David Lopez. Poi ho preso Jankovic, quello del Verona. Se non mi sbaglio, del Genoa, non lo so. Se non mi sbaglio, del Verona. Sì, ora ho visto, è del Verona. Comunque, ragazzi, secondo me Jankovic farà tutte le partite. L'ho comprato da centrocampista, perché lui è attaccante. Cioè, giocava alla destra o alla sinistra, ma non ricordo bene. Comunque, secondo me è un ottimo affare a 11. Poi ho preso Hernanes a 17 crediti. Credo che farà il titolare, non lo so. Io l'ho comprato perché Hernanes mi piaceva a 17 crediti comunque. Cioè, è un buon affare. Poi l'ultimo centrocampista è Rizzo. Questo è stato, diciamo, una scommessa. È un giocatore della Sampdoria, però secondo me quest'anno farà molto bene. Poi, ragazzi, passiamo agli attaccanti. E secondo me chi è che ho preso? E ragazzi, agli attaccanti mi mancavano 335 crediti. Quindi mi sono conservato più della metà del budget iniziale per gli attaccanti. E ragazzi, ho preso lui, Gonzalo Higuain. Cioè, lo volevo a tutti i costi. A parte che si sono presi prima Dzeko che Higuain, quindi hanno chiamato prima Dzeko che Higuain. Però ragazzi, è stato un prezzo un po' sballato. Però per me va bene così. Indovinate a quanto l'ho preso? A 200 crediti su 600.
Vabbè, voi direte è un prezzo ragionevole su 6 persone con 600 crediti. Sì, è pure vero, però 200 crediti è stato. Higuain è stato quello là più pagato, è stato, e l'ho pagato io di più. Poi praticamente stavamo chiamando tutti gli attaccanti. Che fa mio cugino? Mi dice vicino a me, Andrea, ho comprato Panda, che io lo volevo pure io a Panda comunque. E mi dice, Andrea, se ti compri De Frele ti do io a Panda. E faccio, potevamo fare gli scambi, no? Io gli dico, va bene, gli do la mano, tutto questo bordello. Poi vi racconto alla fine cosa succede. Comunque l'avevo comprata da Frella a 32, però vi spiego cosa ha combinato lui. Non è successo niente alla fine, io mi sono tenuto De Frel e lui ha svincolato Pandev per Balotelli. Poi ha preso pure Gabbiadini a 40, che penso che giocherà a titolare nel Napoli, a meno che Sarri non si fuma tutte quelle canne e addio. Mi fumo tutte le canne, tutte quelle possibili e immaginabili. Poi ha preso a Floro Flores, sempre del Sassuolo, a 15 crediti, che secondo me è un prezzo onesto. Poi ha preso un altro bomber, ragazzi, Alberto Paloschi, che l'ho pagato 15 crediti. Secondo me sulla quarantina di crediti, secondo me valeva. Me l'hanno lasciata a 15 io, quindi va benissimo così. Poi l'ultimo giocatore che ho comprato è Berardi a 33 crediti. E alla fine mi sono rimasti 0 crediti. Quindi ragazzi, ditemi qui sotto nei commenti cosa ve ne pare di questa squadra. E ditemi anche il vostro team del fantacalcio se volete. Vorrei che questo video arrivasse almeno a 300 mi piace. E allora, lasciate un bel commento, un bel mi piace, iscrivetevi al canale. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!